Amici carissimi del canale Obsesse con Side, ben ritrovati su Football Manager 2023. Allora, archiviata momentaneamente perché ci ritroveremo praticamente alla prossima partita, la pratica Europa League con una sconfitta intera tedesca 3-2. Per come era messa all'inizio pensavo che sarebbe finita in tragedia anche questa. Adesso ci catapultiamo in campionato, giochiamo in trasferta a Perugia che è penultima in classifica a 4 punti dal Pisa, quindi 4 punti dalla salvezza. Pisa, tra le altre cose, prossimo nostro avversario, sempre in trasferta. Oggi saranno 4 partite che molto probabilmente ci consegneranno la verità. Europa League, Champions League. Incredibilmente quest'anno ce la dobbiamo giocare con il Genoa, ragazzi. Pensavo di trovarmi di fronte la Roma, l'Atalanta, la Fiorentina. E invece il Genoa, ragazzi. Che è verosimilmente ad un punto perché deve recuperare la partita contro la Juventus, avversario sicuramente molto difficile, si sta giocando lo scudetto, però sapete com'è, non si sa mai. Apriamo subito quindi con Roma Udinese, Torino Milan e Inter Juventus, derby d'Italia, signori, quindi attenzione perché qua si giocano lo scudetto, quindi chi vince questa partita si proietterà verso una vittoria finale direi abbastanza agevole. Se vince l'Inter, ragazzi, allunga il brodo anche con la partita in meno. Infatti così è, ragazzi. A parità di partite sarebbero a 67 la Juventus e 74 l'Inter. Ragazzi, l'Inter ha preso la volata per la sua ennesima vittoria del campionato. Anche se l'anno scorso l'ha vinto la Juventus. Roma Udinese 0-2, ragazzi. Pazzesco. Pazzesco. Non aggiungo altro. L'Udinese si è buttata a meno 2. Scacciando lontana dai sogni di Champions la Roma, il Milan fa il compitino e vince a Torino per 2-0. E ora tocca a noi a Perugia. Vietato sbagliare. E allora ragazzi, interrompiamo le trasmissioni perché oggi c'è l'urna per i gironi dell'Europeo, che noi andiamo a vedere perché voglio vedere l'Italia contro chi giocherà. E speriamo ragazzi di avere squadre di un livello abbordabile. Mettiamolo a 3x. Quindi gruppo A. Così vediamo che cosa riusciamo a fare. Vediamo se inizia il sorteggio. Sarà importante. Inghilterra, gruppo A. Gruppo B. Noi non siamo testa di serie, quindi affronteremo una tra Germania, Inghilterra, Belgio, Portogallo, Danimarca e Olanda. Gruppo C. Danimarca. Speriamo di finire qua. Gruppo D. Olanda, no? Olanda. Speriamo di non beccare l'Olanda un'altra volta perché già ci ha fatto i bozzi. E Portogallo e Belgio. Ok, una tra Belgio e Danimarca me la potrei anche accollare. Ora dovrebbe uscire teoricamente l'Italia tra queste. No, sì, esattamente sì. Inghilterra. Albania. Germania. Immagino Galles. Quindi noi siamo praticamente nel gruppo D. Il gruppo D c'è la Danimarca, ragazzi, molto probabilmente. No, Danimarca, Irlanda, c'è l'Olanda, ragazzi. Siamo con l'Olanda un'altra volta anche nell'Europeo. Un destino che ci incrocia nuovamente, ragazzi. Va bene, andiamo avanti, va. Vediamo avanti. Allora, Belgio, Polonia, poi Inghilterra, Albania, Bulgaria, Germania, Galles, Ucraina. Noi invece becchiamo Danimarca, Irlanda, Norvegia, noi invece chi becchiamo? Minchia ragazzi, ma può essere che noi abbiamo sta scarogna de merda, la Croazia ragazzi, cioè quelli hanno beccato l'Ucraina ragazzi, questi Scozia, Inghilterra, Albania e noi ragazzi andiamo a beccare, vabbè, Lussemburgo, vabbè, no no neanche, cioè noi la Turchia, cioè ragazzi ma vi rendete conto che girone di fuoco che abbiamo? Ma abbiamo un girone del cazzo, dai ma che giustizia è questa? Ma di che stiamo a parlare, raga? Cioè, ragazzi, vi rendete conto? Cioè, io... Vi rendete conto che abbiamo Olanda, Croazia e Turchia nel nostro girone, mentre c'è gente che ha praticamente Polonia, Ungheria, Slovenia, Irlanda, Norvegia, Lussemburgo, ragazzi? No, vabbè. Niente, sto gioco per metterti in difficoltà è al top. Al top. Che girone del cacchio. Mamma mia, ragazzi. Dobbiamo organizzare delle amichevoli, raga. E ora ci penso io. Ho organizzato 3 amichevoli che ovviamente poi non vedremo. Contro Nigeria, Albania e Venezuela. Va bene, Okafor 2 settimane. Va bene, va. Ragazzi, tutta la fascia nostra sinistra è devastata.
E allora, risultati che ci sorridono perché l'Atalanta va a vincere al Marassi per 3-2, batte il Genoa, un problema in meno. Cagliari-Lazio 2-0, mazza ma com'è sta Lazio quindicesima. Fiorentina-Sampdoria 2-1, Lecce 1, Verona 2, Pisa 1, Monza 0. Incredibile ragazzi, qui si allunga il brodo per il Perugia che ha ancora più necessità di fare punti. E sarà partita tosta. E allora, Perugia ragazzi, al Curi ci presentiamo con Turati, Sutelo, Elwig, Billani, Grieger, Garner, Ederson, Joao, Durian Bill, Baturina e Sene là davanti. Ragazzi, si va. Andiamo a vedere come si schiera invece il Perugia. Allora, Perugia, Gasparini tra i pali, Gnio, Muikiokolo, Doeki, Varela, Moreno, Santoro, Cardoso, Abashibili, Mulattieri e Melro. Inutile che ve lo dico, lo sapete già. Orgoglio ragazzi, orgoglio, si parte, mentalità positiva per noi, proviamo a fare la partita e a sbloccarla subito. Garner, ancora Sutelo, cross pennellato al centro e c'è fallo, c'è calcio di rigore per il Napoli, fallo di Nio su Durian Bill. Vanno a protestare ma secondo me sono inutili le proteste perché il fallo è netto, fallo a sandwich direi. E allora la battuta andrà a Garner, questo calcio di rigore, non abbiamo ancora un rigorista ufficiale in questa squadra. Il tiro è comunque il gol, la sblocca al 14esimo. James Garner con la prima rete stagionale con la maglia del Napoli. Non è uno che segna molto, ma non l'abbiamo preso per quello. Cardoso, tiro dalla tre quarti, ancora attenzione ragazzi, madonna mia ragazzi. Devo mantenere il self-controllo perché raga, quando vedo queste cose, che gol ha fatto quel Melro? E quando vedo queste cose io tendo generalmente a spaccare tutte cose, ma voglio mantenere la calma. C'è tempo. Joao allunga bene per Sene, Sene si imbola ma è solo, abbandonato a se stesso, quindi deve indietreggiare, appoggiare a Baturina, Baturina centralmente per Ederson, Ederson, il tiro, il gol! Devo mantenere la calma. Molta calma. È stato solo un episodio quel gol. Bello qui il passaggio di Baturina. Ederson quindi si fa gioco di Muglia-Cuolo e la insacca. Lui invece il vizietto del gol ce l'ha e come. 2-1 Napoli. Tutti scontenti ragazzi, guardate qua. Tutti scontenti. Io non ho idea di che problemi abbiano questi giocatori. È difficile ragazzi, più salite di livello con le squadre e più sarà difficile gestirle, perché come vedete i giocatori poi basta un risultato, si abbattono, si incazzano, non... tipo Joao è da quando l'abbiamo preso che è incazzato. Boh, verificheremo se lui sta giocando nel ruolo che preferisce, ma io l'ho preso per farlo giocare proprio lì. Joao, e vedete, le qualità ce l'ha. Sene, aveva appoggiato bene, aveva provato a fare l'assist, non gli è riuscito, gliel'ha fatto invece l'avversario che oggi Muikiokolo sta capendo veramente poco di questa partita, Rivediamo perché qui proprio una spaccata incredibile, proprio non puoi lasciare degli spazi del genere a uno come a Sene. Però ci ha pensato Muikiokolo a risolvere la pratica. 3-1 Napoli, bellissimo, bene così. E allora, visto e considerato che abbiamo la partita di Coppa, il ritorno contro il Friburgo, facciamo un po' di cambi. Allora, facciamo entrare Bruno Fernandes, che tanto a Coppa è rimasta solo quella del nonno da giocarsi, a lui. Farei anche uscire e conserverei Durian Bill, se fosse possibile. Farei giocare De Gennaro, che questa settimana si è allenato bene e queste partite le può affrontare. Ci sarebbe anche da far riposare Joao ed entra al suo posto Aslani. Guardate come siamo schierati perfettamente, come siamo in formazione. Loro invece in questo momento hanno un modulo completamente, diciamo, un po' sballaticcio. Ognuno fa per sé. Noi invece siamo allineati e coperti. Bella questa apertura. Sene dovrebbe ritrovare il gol. L'ha già fatto. Mamma mia, questo è un gran gol. Questa è una grande azione con un Sene, ragazzi, che si rende sempre più indispensabile per la nostra manovra offensiva. Qui Aslani lo imbecca in una volata dove praticamente si mettono a nudo tutte le difficoltà della difesa del Perugia. Qui Muikiokolo toglie la vista al portiere Gasparini
oggi l'uomo in meno, Mojugolo, che sta prendendo 6.5, secondo me non dovrebbe neanche prendere il 6. Ma comunque, Napoli che adesso se la sta portando a casa questa partita, come giusto che sia. Ora faccio uscire anche a Sene, lo conserviamo per la partita di Coppa. De Gennaro, apertura per Sutolo. Sutolo, libero di fare quello che vuole, appoggia allora indietro a Garner. E attenzione! Bruno Fernandes prova una delle sue magie, ce l'ha nel DNA. Allora, tempo per fare i 20 minuti canonici al nostro Alvarez. Vedete, questo è incazzato, quest'altro è incazzato. Ma che ben cazzata fa? Cardoso allunga ancora per la testa di Sutolo. Bella questa entrata di Alvarez, che per il break di Di Gennaro. De Gennaro si allunga, De Gennaro vuole dimostrare qualcosa al mister, vuole dimostrare che almeno col Perugia se la può giocare. Ancora De Gennaro, qui recupera un pallone delizioso, appoggia a Garner, Garner per Badurina, era Slani quello che l'aveva servito. Mamma mia, Villani. Napoli in totale adesso controllo del match. Sono tre punti pesanti questi, in virtù soprattutto della sconfitta del Genoa. Badurina allunga di prima, Alvarez qui sfortunato. E si infortuna giustamente De Gennaro. Ci mancherebbe altro che a noi uno di fascia ci rimane in campo. Ci mancherebbe altro, ragazzi, stiamo a scherzare. Devo fare entrare, no, faccio giocare Luca Netz da quella parte. E Doak deve riposare, ragazzi. Luca Netz in un ruolo che non è suo. Tutti gli esterni di sinistra ci hanno ammazzato. Okafor, Shraoui, De Gennaro. Chi manca? Va bene, 4 minuti per questa partita che ci consegna 3 punti fondamentali. Allunghiamo di 5 punti sulla quinta. Una vittoria che comunque consegna quasi di certo la retrocessione ai Grifoni. Non è un problema nostro. E allora, ragazzi, la classifica è bella. Teoricamente il Genoa è a 58, quindi sarebbe a 4 punti, non più a un punto. Quindi guadagniamo, diciamo, 3 punti fondamentali. 4 settimane, quindi un mese. Guardate chi è infortunato. Tutti quelli della fascia sinistra. 3 settimane, 2 mesi ancora per Shraoui, ragazzi. Cioè, vi rendete conto? Vabbè, andiamo avanti. Lodiamo Sene, grazie al cielo che c'è lui. E allora, si recupera Genoa-Juventus, ragazzi, incredibile ma vero. Il Genoa va a battere la Juventus per 2-1. Addio sogni di gloria per la Juventus, che adesso è a 10 punti a 6 giornate alla fine, quindi no campionato. Se la sono giocato praticamente con questa sconfitta. E addirittura adesso la Juventus è a 2 punti dal Napoli. Fino a 4 settimane fa sarebbe stato impensabile giocarcela contro la Juventus, che ci ha macinati in ogni incontro che abbiamo avuto quest'anno, ivi compreso quello di Coppa. E a proposito di Coppa, signori, ritorno della Europa League. E allora, qui siamo chiamati ad un'altra, tra virgolette, ad un altro miracolo, un'altra sfida fondamentale. Andiamo ovviamente con quelli che abbiamo: Turati, Nets, Pavlovic, Sutolo, Fabiano Sousa, Slani, Ederson, Joao, confermati questi tre, che ancora, come vedete, non hanno l'amalgama, come si suol dire, non l'abbiamo comprata. Durambille, Doak e Sene, signori, vediamo in campo. Il Friburgo, Schreiber, Bonna, Papetti, Van de Black, Ainuri, Eggenstein, Kozlovski, Vinagre, Munoz, Araujo, Kue. Loro devono difendere il 3-2. Noi dobbiamo quantomeno fare un gol e portarcelo fino alla fine, il che è difficile nel nostro caso. Un 4-2-3-1 per loro, abbastanza offensivi. Si parte. Forza Napoli. Luca Netz, siamo al 18esimo. Luca Netz regala praticamente il fallo laterale a Popetti. Pavlovic. Friburgo tutto schiacciato nella metà campo. Doak. Doak, il colpo di Durabil! È lui l'eroe! È lui l'eroe della Coppa! Scaglia la prima freccia! Quanto ci è mancato Doak da quella parte, ragazzi. Grande assist qui. Durambille salta 3 metri in alto sopra il cielo. 1-0 Napoli. Siamo giunti al 54esimo, quindi secondo tempo di Napoli-Friburgo. Napoli in vantaggio grazie a un gran gol di Durambille. Il 18esimo del primo tempo. Ancora Doak, che verrà probabilmente servito da Fabiano Sousa. Così è dentro l'area di rigore, di rigore! Si gonfia la rete!
21 gol per il nostro Söni, preso dal Genoa, ragazzi. Un'idea del mister che sta premiando. Gran bomberito, gran bomberito. Ancora assist di Doak. 2-0 per noi. 73esimo. Sostituzione di rito. Dobbiamo fare... Madonna mia, ragazzi. Ma non posso farli uscire tutti. Turambille deve rimanere. Doak forse lo posso sostituire. Sì, con Baturina. A destra va bene. Devo far uscire Ederson e mi entra Bruno Fernandez, che lui queste occasioni piacciono. Joao deve rifiatare pure. Facciamo giocare Garner. Però gli metto qua al posto suo Aslani. Ci sarebbe anche Durambille, ragazzi, ma non ho con chi sostituirlo, come potete ben vedere. Anche Luca Netz con Luca Grigere, questo è un cambio praticamente obbligato. Abbiamo il Pisa dopo, non dimentichiamoci. Grigere ha penetrato. Pavlovic. Bruno Fernandes. Una delle ultime partite nel calcio giocato per lui. Durambille. Appoggia male. Arriva Van de Black. Attenzione Araujo. Arriva come un arpioniere. Attenzione, qui un altro passaggio bloccato bene dalla difesa del Freiburg. Attenzione qui a questa incursione sulla fascia sinistra da parte dei tedeschi. Allora, attento Fabiano perché sei già stato ammonito. Zambi appoggia male. Bruno Fernandes, apertura per Durambille. Durambille questa volta non sbaglia su Sere Sere. Ancora per l'azione viva Fabiano Sousa. Aslani. Ancora Fabiano Sousa, insiste. Aslani mette al centro. Arriva Durambille dall'altra parte per Bruno Fernandes. Palla deviata, calcio d'angolo. Gran Napoli in questo momento. È un gran bel Napoli. Applaude Bruno Fernandes al pubblico e lo incita. Però batte un calcio d'angolo che neanche alla scuola calcio. Stiamo giungendo mestamente alla conclusione di questa partita. E molto probabilmente, signori, si viaggia verso la semifinale. Ed è un'impresa per il Napoli di quest'anno disputare una semifinale con questa squadra così. Gran gol di Baturina che mette la parola fine. Tre gol subiti all'andata, tre gol gliel'abbiamo rifilati noi, ma senza subirne nemmeno uno. E questo è un gran gol, il quinto di Baturina nella sua stagione, perché tira al volo di piattone destro. Portiere un po' impreparato in questa occasione, ma nulla da fare, signori. Si passa il turno. E quale sarà la nostra prossima avversaria tra Tottenham, Arsenal e Marsiglia? Lo scopriremo tra pochissimo, ragazzi. Comunque un plauso ai nostri. Bravi, bravi tutti. Non era facile. E allora, ragazzi, non era il Marsiglia, ma era l'Utrecht. Sarà proprio la squadra che affronteremo in semifinale. Incredibile, finalmente una volta un sorteggio positivo. Finalmente. Vabbè che sei arrivato in semifinale, ragazzi, vuol dire che c'è un motivo. Signori, ci sarà Tottenham, Arsenal e Napoli-Utrecht. Abbiamo la ghiottissima occasione, ragazzi, di arrivare alla finale di Europa League al primo anno. Al primo anno, ragazzi. Al primo anno. E allora, ragazzi, mi sbagliavo. La partita col Pisa è in casa, quindi ancora meglio. Abbiamo Pisa e Parma in casa. E ragazzi, stiamo parlando di altre due occasionissime per noi. Udinese-Inter. E non è facile per l'Udinese. Lazio-Fiorentina e Atalanta-Roma, big match, ci potrebbero dare molte informazioni utili e gradite. Speriamo che l'Inter faccia l'Inter e annichilisca l'Udinese e ce la tolga dalle balle una volta forever. Lo fa, vince addirittura al 91esimo. Qui i tifosi dell'Udinese saranno veramente molto molto tristi. Lazio-Fiorentina 2-2 e l'Atalanta perde in casa contro la Roma. Atalanta sarebbe stata un'altra bella piazza che non mi sarebbe dispiaciuto guidare. Ma il Napoli è sempre il Napoli, ragazzi. Allora, vincendo contro il Pisa, signori, si crea un quadro molto interessante. Il Genoa è impegnato a Verona, quindi dobbiamo anche stare attenti, ma giocherà dopo di noi. Che stupida sta cosa, loro devono sapere il risultato dopo di noi. È incredibile. Vabbè. Sampdoria batte Empoli 3-1, bella così, grandi ragazzi. Quanto è stato difficile l'Empoli per noi quando eravamo alla Samp.
Empoli che comunque è a 5 punti dal Pisa, che oggi gioca contro di noi fuori casa. Parma direi che ormai è abbondantemente salvo, come anche Lazio e Torino e Verona. La Sampdoria, altro grande bel campionato, 42 punti. E allora signore, oggi si fa rifiatare a Sene, lo mettiamo in panca, gioca Alvarez al posto suo. Turati, Sutelo, Elwig, Villani, Fabiano, Sousa. Questo non mi piace molto, questa cosa. Anche se Sutelo comunque l'ha fatto il terzino. Sì, l'ha fatto. Però potrebbe fare l'esterno invertito in difesa. Accorciamo un po' la situazione. Grigor lì non mi piace. Okafor purtroppo non è al 100%. E Doak è a mezzo servizio. Quindi non abbiamo purtroppo alternative. Paturina a sinistra perché Durambil deve... anche lui prendere un po' di ossigeno, come un po' tutti, perché abbiamo anche Joao ed Ederson a mezzo servizio, ragazzi. Va bene, comunque si va in campo e si va di scena. Mi aspetto grandi cose da Alvarez oggi. Farines, Atsiadiakos, Consauro Guide, anche lui era nel giro della nazionale. Lepri, Torri, Panada, Blesa, Mann, Rabbi e Petagna. Questi tre là davanti non li hanno praticamente mai cambiati da quando sono in Serie A quelli del Pisa. Sono sempre gli stessi attaccanti, gli stessi tre davanti. Ormai dovrebbero anche, non lo so, scambiarsi fra di loro gli abiti. Parte Napoli-Pisa, ragazzi, partita per noi importantissima, signori. Paturina mette al centro, calcio di rigore per il Napoli. Indiscutibile anche questa scelta dell'arbitro. La verifica dal VAR e viene concesso alla battuta. Probabilmente andrà ancora una volta Garner, che cerca la sua seconda marcatura con la maglia del Napoli. Garner sul dischetto, il tiro e il gol! Intuisce sempre il portiere, ma lui la mette molto angolata e forte. Si lascia andare ad un ballo che non condivido, per il resto 1-0 Napoli. Bene così, molto angolato, molto angolato. Ancora Napoli, sempre con Paturina, al centro Lepri sparacchia lontano, recupera Garner, molto ispirato. Joao! No, è anche sfortunato sto ragazzo, arriva il gol però di Grigor, che però l'arbitro sta vagliando per una sospetta posizione di fuorigioco. Infatti così è, il gol doveva essere di Joao, ragazzi, peccato. Guardate qui un bel tiro al giro impiazzato di destro, il fuorigioco qui c'è? sì, assolutamente sì, fuorigioco di Baturina. 1-0 Napoli, peccato. Siamo al 25esimo. Risultato al Maradona è di Napoli 1, Pisa 0. La rete è di Garner su calcio di rigore. Prova adesso il Napoli a spegnere questo incontro. Lo fa con Alvarez. Ci si aspettava grandi cose da lui. E arriva il suo ennesimo gol. Un assist al bacio da parte di Fabiano Sousa. Anzi no, era di Grigor. Oggi impiegato in un ruolo che... lo vede abbastanza bene, ma non è il suo, quello è un terzino, ragazzi. Sta giocando alla destra. 2-0 Napoli, bene così. Queste sono occasioni che non si possono, ragazzi, sciupare. Siamo al 46esimo, ragazzi, già un minuto oltre il tempo regolamentare. Pisa prova quantomeno ad accorciare le distanze in questa chiusura di primo tempo, ma il tiro però è troppo alto per le speranze. Se guardate la classifica, ragazzi, l'avete vista per un microsecondo, siamo in questo momento terzi e siamo addirittura, ragazzi, a due punti dal Milan secondo, che il Milan in questo momento sta perdendo in casa contro il Cagliari, anzi sta pareggiando, vabbè, ma non penso che finirà così questa partita. Ma comunque siamo terzi, con una partita in più rispetto alla Juventus e con una squadretta, perché per me questa che abbiamo noi non è una squadrona. Però è una squadra che si sta giocando l'accesso in Champions League, la semifinale di Europa League. Peccato per la Coppa Italia perché abbiamo preso una sonora bastonata dalla Juventus. Però intanto siamo lì, terzi in classifica. Non oso immaginare con una squadra di livello dov'è che potremmo andare in questo campionato così. Dove l'Inter secondo me qui fa la differenza, perché 9 punti alla 33esima. Mamma mia ragazzi, primo gol e la giornata delle prime volte oggi, anche Villani. 3-0, Napoli pratica archiviata. Stavo dicendo, 9 punti di vantaggio dalla prima rispetto alla seconda, a 5 giornate dalla fine, praticamente è campionato finito.
69esimo tra poco, operiamo le nostre sostituzioni. Qui intanto Petagna ha provato ad impensierirci. Lo facciamo anche subito queste sostituzioni. Allora, sì, Joao deve uscire, entra Bruno Fernandes. E questa volta ragazzi faccio giocare a posto di Ederson, faccio giocare Iñigo Sola. Non, gente che non ha giocato, faccio giocare gente che ha giocato poco. Sutolo è stato ammonito, quindi facciamo giocare Mazzeo oggi. Ragazzi, vi rendete conto, no? Abbiamo in campo Mazzeo e Iñigo Sola. Vi ho detto tutto. Siamo quasi agli sgoccioli di questa terza partita del nostro video di oggi. Il Milan intanto sta pareggiando in casa, nonostante sia arrivati al 93esimo. E infatti segna Paolo al 92esimo. Ce la siamo chiamata. Rimangono invariate le distanze, ma a noi non interessa, ragazzi, prendere il Milan. A noi interessa qualificarci per la Champions. E questa è la strada giusta, ragazzi. 3-0 secco contro il Pisa. Non prendiamo gol da 4 partite, il che va bene proprio dalla partita contro il Friburgo. Quindi siamo messi abbastanza bene per adesso. Aspettiamo Verona-Genoa e vediamo che cosa succede. Ragazzi, il Verona batte il Genoa 4-1. Derby intanto tra Juve e Torino che finisce 0-0. Il Monza batte il Lecce 2-0. Il Milan batte il Cagliari 2-1. Della Sampdoria già ne abbiamo parlato. Guardate la classifica a 5 giornate dalla fine. Ragazzi, siamo a 7 punti di vantaggio dalla Genoa. 7 punti a 5 dalla fine. Ci sono 15 punti a disposizione ancora. Ma noi adesso la prossima, per chiudere il video, ce la giochiamo ancora in casa contro il Parma. Altro avversario più che alla portata, che ormai non ha molto da dire a questo campionato, visto che l'Empoli ha deciso quest'anno di andare in Serie B. Quindi ci vediamo a questo punto per il prepartita di Napoli-Parma, ultima del nostro video, perché quella con la Juventus, ragazzi, vi dico solamente il risultato, non la giochiamo, perché è inutile che giochiamo il ritorno di Coppa Italia dopo che ne abbiamo presi 6, quindi è improbabile, se non impossibile, andare a vincere 7-0 a Torino. Quindi lasciamo stare, anzi 7-0 in casa contro la Juventus, quindi evitiamo proprio di perdere ulteriore tempo, tanto ormai la Coppa è andata. Il Parma intanto batte il Perugia, quindi come detto ragazzi ufficialmente il Parma è fuori dai giochi, sono 13 punti di vantaggio, ma attenzione perché la Lazio ne ha 11, vabbè ormai è finita, ma la Lazio 16esima non si può guardare. Farò giocare le quarte linee ragazzi, neanche le terze, le quarte linee. Ci mando la primavera, ragazzi. Beh, sarà Juventus-Milan alla finale. Ci mando la primavera, ragazzi. Ci mando. Allora, Curati ovviamente no, ci va Di Gregorio. Facciamo giocare Mazzeo a sinistra a posto di Matte. Mazzeo però può fare il destro? No, assolutamente no, ma non può fare neanche l'esterno. Fatti il terzino oggi. Fatelo fluidificante, ma a difendere. Dopodiché, ragazzi, giocheranno Iñigo Sola al posto di Paturina. Anche se non lo può fare sto ruolo. Solo questo lo può fare. Villani. Raga, non può. Allora, dobbiamo fare giocare. Allora, Villani giocherà Bruno Fernandes. Elwig, assolutamente sì, al posto di Pavlovic. Oggi lo faccio riposare, Pavlovic. Alvarez sicuramente al posto di Sene, senza ombra di dubbio. Sono molto tentato dal far giocare il mezzo acciaccato Okafor a posto di Doak. Me ne frego se si rompe la gamba Okafor in questo caso. E Luganez va bene che si riposi. Ederson va bene che si riposi. Joao va bene che si riposi. Questa è la massimo che possiamo fare, ragazzi, purtroppo. Io farei giocare veramente la primavera oggi, però va bene. Simuliamo la partita perché ripeto non me ne frega niente. Aspetto comunque un risultato tennistico come quello di Torino. Abbiamo perso 2-1. Sti cazzi, segna comunque Sene entrando dalla panchina. Non si è infortunato nessuno, il che va bene. Autogol di Di Gregorio, va bene. Congratulazioni alla Juventus, noi prendiamo 1 milione che tanto male non ci fa. E vediamo un attimino le finanze, siamo sotto di 55 milioni ragazzi. Io credo che l'anno prossimo questa squadra... Beh, che ora arriveranno un sacco di soldi per i diritti della Champions, quindi non prendete al momento per certa questa somma, è la somma attuale di questo campionato, perché abbiamo speso tanto per arrivare dove dovevamo arrivare. Siamo infatti ancora anche sotto con il discorso ingaggi, quella è una cosa che va sistemata. Allora, ci sarebbe anche l'International League,
Lo vediamo rapidamente. Noi siamo con l'Inghilterra, la Slovenia e la Svezia. Un'altra volta la Svezia è il nostro girone. Ma dico, ma un po' di fantasia, no, eh? Abbiamo Inghilterra e Svezia un'altra volta nel nostro girone di International League. Vabbè, poi si farà. Si farà. La riaffrontiamo. Magari questa volta la buttiamo fuori. Genoa Monza, signori. Altra partita importante per noi, ma questa volta secondo me il Genoa ha i favori del pronostico. Anche se il Monza, ragazzi, è avversario molto ostico. Infatti, allora, ragazzi, aspettate un momento. Ora, in base ovviamente alla partita nostra e in base ovviamente anche a quello che fa l'Udinese, perché l'Udinese potrebbe scavalcare il Genoa, qui si stappa lo champagne, forse. Ancora non matematicamente, anche vincendo, non si può stappare, però già la prossima giornata ce lo potrebbe far stappare. I risultati di questa 34esima giornata in anticipo del sabato: Pisa-Lecce 1-0. Pisa, matematicamente direi ormai salvo, 8 punti di vantaggio a 4 dalla fine. Fiorentina-Milan 3-3 e Inter batte Atalanta 2-0. Siamo a pari punti con la Juve, quindi terzi, ma il Milan è irrecuperabile, anche se una partita in meno abbiamo, quindi teoricamente siamo a 3 punti vincendo. Ma non ce ne frega niente, ragazzi, ripeto, non ce ne frega niente, è solamente per una questione di lusso. E allora, l'Udinese infatti fa il suo compito, vince a Torino 3-0 e convince anche molto bene. La Juve va a vincere a Cagliari 1-0, l'Empoli batte la Lazio 2-1 e batte un colpo, ragazzi, mettendo ancora più in difficoltà sta Lazio, che è veramente incredibile. Si salva, ma ragazzi, inguardabile. Quindi bussa alla porta l'Empoli nelle ultime 5 giornate. Si salva. Sarebbe miracoloso, perché sono 5 punti e il Pisa gioca, ragazzi. E allora, Turati, Nets, Pavlovic, Villani, Grigor, Baturina, Ederson, Joao, Durambile, Doak e Sene. Formazione titolare. Si va in campo. Il Parma, Westerveld, Maggioni, Talbi, Ceci, Floriani, Pulido, Becker, Leurussi, Fornasari, Urgnani, Di Serio là davanti. Aspetto di vedere una grande prestazione da parte dei nostri. Questa è una vittoria molto importante, perché le prossime 4, ragazzi, saranno di fuoco. Abbiamo Inter, Juventus, Sampdoria. Abbiamo tanta roba, ragazzi. Quindi cerchiamo di toglierci il problema subito. Talibi, Becker allunga benissimo Talbi, però intercetta Grigor. Curati per Luca Netz. Ederson, ragazzi, si sta rivelando veramente un gran giocatore per noi, eh. Peccato che è grande. Non lo so, perché probabilmente arriveranno delle offerte per lui e non lo so se lo potremo tenere. Joao ancora per Baturina, allunga per Sene. Qui vai, attenzione, il gol di Sene, 23 per lui. Un erroraccio da parte della difesa. E dobbiamo vedere chi è il colpevole di questa incredibile leggerezza. Direi che è Talbi. E qui Sene, ragazzi, ha fatto un gol da Champions League. Chapeau. Ancora Sene. Adesso è lui la battuta della tre quarti. Non so perché ha battuto lui questa punizione. Baturina qui, grande fra due avversari. Grigor ha tutto il tempo per ragionare. Serve proprio Baturina. Ancora lo scambio tra i due. Grigor. Si allontana la possibilità di un lancio, di un passaggio lungo la fascia. Ederson, bella apertura, ancora incredibile qui. Bravo Durambil, che però serve Sene in fuorigioco. Ma bravo, bravo, bravo Durambil. Ragazzi, ma io che ve lo dica a fa? Ma che ve lo dica a fa? A infortunio ad un piede. Raga, ma tutti i giocatori di fascia mi si vanno a rompere. Ma dai, ma basta però, mi avete falcidiato, oltre alle palle, anche la squadra, dai. Era l'unico sano, buono che mi era rimasto. Mi manca solo che si infortuna Doak. Siamo alla ripresa. Il risultato è ancora aperto. Proviamo a chiuderlo. Ma il Parma adesso si sta difendendo con ordine. Qui si addormenta Villani, che va però poi a recuperare. Grande l'intervento poi di Grigor. Curati appoggia a Luca Netz. Pavlovic, apertura per il collega di reparto Villani. Ora è Grigor per Doak, che fa la sua solita entrata. Adesso più Parma che Napoli in questo momento. Attenzione alla Rusci. La Rusci alla devia. Ucchia, ragazzi, oh. Oh, e che?
Baturina dalla bandierina, fa anche rima. 50esimo. Il colpo di testa qui a di nuovo angolo per il Napoli, a spazzare. Sempre Baturina, questa volta no, è Luca Netz, il biondo. Bello questo pallone filtrante, ancora calcio d'angolo. Adesso Parma messo alle corde. Napoli la vuole subito chiudere questa pratica. Qui esce bene Westerveld. Osserva il piazzamento alla lunga, dove non c'è nessuno se non il Napoli. Grigor con molta calma. Doak, solida incursione interna, appoggia a sé, lo fa male. Joao, sta mancando un po' il centrocampo in questo momento. Bello questo intervento di Ederson. Sene allunga per Doak. Doak, Doak dentro la linea con il tiro. Il palo, niente, non l'aveva neanche vista Westerveld. Ma ancora l'azione è aperta, ma finisce con un altro legno per il Napoli. 70 sul cronometro. Io continuo a vedere Joao demoralizzato e non capisco il perché. Dovrò indagare in settimana per capire che problemi ha sto ragazzo. Qui intanto c'è un calcio di punizione insidioso per Sene. Sene la traversa e siamo ad un palo e ad una traversa. E allora 77, facciamo sostituzioni. Fortunatamente non siamo proprio devastati, però esce Luca Grigor ed entra Sudolo. È già stato ammonito. Lo stesso vale per Luca Netz, gli entra Mazzeo. Lo sto facendo giocare un po' di più sto ragazzo, almeno per farlo vedere da uno bravo. E Joao pure esce ed entra al posto suo ancora. No, Bruno Fernandes è in ansia, mettiamo Aslani. Aslani. Battuta la tre quarti, come gli arriva il gol. Doak, meritato, meritato ragazzi, meritato il gol di Doak. Lo aspettavo. Lo aspettavo, ci voleva il gol di Doak. Qui Westerveld se la butta da solo, quindi più che altro è autogol di Westerveld, ma addiamolo a Doak. E chiude la pratica. Siamo al minuti di recupero. E Napoli però ancora ne vuole. Pavlovic. Attenzione a Mazzeo, potrebbe provare la botta. Lo fa. Alto sopra la traversa. Un tentativo da ragazzino. Napoli continua quindi la sua corsa, signori, senza subire gol in questo video. Mi pare che non abbiamo subito neanche uno. Questo è quello che vorrei vedere anche nelle prossime quattro, che saranno molto più complicate come sfide. Queste erano tutte alla portata, anche quella contro il Friburgo, anche se l'impegno era molto più gravoso e importante. Era un in e out. Okafor qui sbaglia lo stop. Un bel Napoli pulito in difesa, che aspetta, gioca nel giusto modo. Mazzeo, bello l'approccio anche suo. Io avrei dato spazio anche a De Gennaro, ma ce l'hanno infortunato. Napoli batte Parma 2-0, signori, e chiudiamo il video in bellezza. Vediamo un attimo anche come si concludono le altre e poi ci lasciamo, ma comunque sia, siamo 8 punti sopra l'Udinese a 4 dalla fine. Infortunato per 5 settimane il nostro Durambil, ragazzi. Praticamente non è finito il campionato per Durambil. E allora, Roma batte Verona 2-0. Si conclude quindi la 34esima giornata con la seguente classifica. Napoli quarto, a seguire poi Udinese con 8 punti. Genoa ormai fuori dai giochi, 10 punti. Roma 54. Siamo ufficialmente qualificati per la Conference League, ma a noi non interessa niente. Le prossime 4, ragazzi. Allora, nelle prossime 4 ci saranno incluse anche le due di semifinale di Europa League. Quindi, vediamo se il prossimo video lo facciamo un po' più lungo o se no concludiamo la stagione e magari iniziamo l'altra con quello successivo, perché ci saranno 6 partite la prossimo video. Abbiamo l'Utrecht, quindi la partita l'andata in trasferta di Europa League. Sampdoria sempre fuori casa, Utrecht ritorno e poi abbiamo Lazio in casa, Milan fuori e Juventus in casa. Io potrei anche, ragazzi, se ci siamo qualificati alla Champions League ufficialmente, potrei anche far giocare al computer le rimanenti magari 2 partite contro Milan e Juventus. Fatemi sapere ovviamente la vostra, ragazzi, pollice in su, iscrivetevi al canale, commentate, condividete, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!